Ma siamo qui col candidato a sindaco per la coalizione centrosinistra Salvatore Iacomini. Salvatore, ti volevamo chiedere, in base alla tua grande esperienza e a tutto il percorso che hai fatto per migliorare la città di Portici, cosa pensi di questo evento, come può essere utile per la riqualifica del Granatello e qual è la tua prospettiva per la città? Beh, innanzitutto applaudo a questa iniziativa che ancora una volta dimostra come gruppi di volontari, persone che amano il mare, persone dedicate al lavoro sociale possano in qualche modo e anche fondamentalmente rispetto anche alla carenza istituzionale in questo campo possano dare un contributo alla comunità complessiva. Questo evento di stamattina con una parte di questo gruppo di sommozzatori, pare che di Sant'Erasmo, di Fondali Campania, che hanno dedicato una parte della loro vita, una parte della loro attività, una parte del loro anche personale sacrificio, anche con rischi, perché essere sommozzatori comunque sono rischi evidenti, a costo zero, quindi senza retribuzione, senza contributi, hanno dato invece alla nostra comunità un segnale che è possibile farcela, che è possibile fare tutti insieme quelle iniziative iniziative che possono dare un respiro diverso alla nostra città. La mia discesa in campo rispetto a ciò che ho visto stamattina conferma esattamente ciò che sto dicendo ormai da settimane, che noi insieme, non esiste l'uomo al comando, insieme possiamo farcela, possiamo dare un volto nuovo a questa città, a partire anche da questo esempio, a partire dalla necessità di la bonifica non solo del Granatello ma di tutta la passeggiata a mare, che comunque ha dei punti di criticità notevoli e sui quali io sono impegnato a risolvere. Sappiamo, Salvatore, anche una cosa molto bella, che sei promotore insieme a tutta la coalizione di un evento molto importante che si terrà il 25 aprile. Ce ne vuoi parlare o c'è qualche amico che ce ne può parlare? Sì, 25 aprile è una data che non si può dimenticare. Noi non la dobbiamo dimenticare, dobbiamo fare in modo che i giovani non la dimenticano. Se oggi abbiamo la possibilità anche in questo momento di parlare e di dire la nostra, lo dobbiamo a tutti quelli centinaia di migliaia di persone, i nostri avi, i nostri padri, i nostri parenti, i nostri amici che hanno dato la vita personale, affinché noi stamattina in questo momento potessimo dare questo contributo anche soltanto nell'enunciazione. In quegli anni non si poteva neanche guardare. Guardare significava essere bollati, significava essere ebrei, significava essere una generazione, essere persone infime, persone che ovviamente senza cuore e senza cervello. I nostri ce l'hanno dato, ce la dobbiamo tenere a stretta. In questi anni si è assopito un po' questo ricordo. Attenzione, io penso che dobbiamo noi, anche nel nostro piccolo, contribuire alla mobilitazione delle coscienze, a fare in modo che anche la giornata del 25 aprile non resti soltanto un ricordo, ma sia il giorno e il momento in cui le coscienze riprendono per un percorso sulla pace.